maggio 2022. Stazione bus Lampugnano, con Paolo Rusconi, andiamo. City Report. Andiamo a vedere cosa succede in una fermata dell'autobus del comune di Milano per i viaggi lunghi. Andiamo. Qua troviamo un po' di gente. Qua c'è un po' di bancarelle. Sicuramente non so se Beppe Sala è informato su quello che vendono qua oggi. Bene, bene, bene. E guardate cosa succede. Questa è l'integrazione che si fa in Italia. Borsette contraffatte. Nessuno che controlla, chiaramente una fermata degli autobus che dovrebbe, tra virgolette, essere controllata. Sicuramente vediamo anche che la situazione è totalmente di degrado, guardate che schifo, urina. I cartoni dove si dorme, personaggi sicuramente fuori da ogni crisma. E questa è la Milano che dovrebbe ospitare le Olimpiadi invernali. Ecco, adesso vedete che stanno sgomberando tutto. Cari ragazzi, ciao. Devo fare una domanda. Ma a te ti ha dato il permesso qualcuno per vendere qua? No, guarda che io non ce l'ho con te. Chiedo solo perché siccome ci dicono che danno tante possibilità a chi viene qui di vendere, di lavorare, eccetera, a te te l'hanno dato il permesso? No, non ti riprendiamo. Te l'hanno dato a te il permesso? No, no, non posso parlare. Non puoi parlare, va bene. Niente, comunque quello che state vedendo in questo momento non è accoglienza questa situazione qui, non è neanche aiutare le persone. Assolutamente. Poi ricordiamo che tutti questi prodotti li produce la malavita. Con le borse di Gucci. Borse di Gucci, riprendile, vai, lavoro nero e tutte queste situazioni qui. Ecco, vi stiamo facendo vedere dove siamo, aria in concessione, terminal bus di Lampugnano, ma la cosa che... veramente è stupefacente, vieni con me Paolo. Qui c'è anche una mappa dell'autostazione di Lampugnano, guarda lì. Ma direi che il peggio è questa casupola che troviamo qui con la porta sfondata. Guardate, in mezzo ai viaggiatori, guardate che roba. Cioè, ditemi se è tollerabile un posteggio degli autobus conciati in questa maniera con la porta sfondata, guardate. Tutto pieno di fogna, forse hanno anche bruciato. Io non entro oggi perché non sono attrezzato per questi ingressi un po' schifosi. Comunque facciamo girare il nostro cameraman di 180 gradi, vi facciamo vedere dove siamo. Perché non siamo in un'aperta campagna, in un luogo dove non passa nessuno. Guardate dove siamo. Posteggio E2, Lampugnano, degli autobus, dietro al Palasharp. Vi sembra possibile una roba del genere? Municipio 8. Diciamo che questo che state vedendo siamo tra l'area parcheggio, il Palasharp e l'area sosta dei Pullman. Questo è il biglietto da visita che noi presentiamo alle persone che arrivano a Milano con gli autobus. Guardate che schifo questo ingresso. È tutto sporco ed è spesso anche conciato peggio di così, eh? Poi sapete che eravamo già venuti qui, avevamo già fatto anche un servizio per dire che non ci sono bagni, la sera non c'è nulla, se uno deve, ha bisogno di un servizio igienico si deve fare tutto nei vari giardini, parchi che trovate qui nei pressi, con poca sicurezza, poca civiltà, eccetera. Siamo nel retro, non vi posso che raccontare un odore di urina e di feci che sono qua sotto, e questa è sempre la stazione del Pullman di Lampugnano. Guardate cosa c'è qua dietro, che schifo, non mi dite che questa roba qui è stata fatta in un giorno solo. Beh, direi che questo ti fa venire proprio adesso che siamo fine maggio, giugno, mesi di viaggio. Qui stazione Lampugnano dei Pullman fa venire una gran voglia di venire qui, magari far venire qui i figli, i nipoti, la moglie, aspettando di prendere il Pullman, eh? Ragazzi, che spettacolo, Milano 2022. Stiamo proseguendo, siamo sempre sui muri perimetrali del Palasharp, siamo dalla parte chiaramente adesso della stazione degli autobus, stanno tagliando l'erba, ma guardate qui, è stata divelta la cancellata e questo è diventato un altro bagno all'interno dell'area di pertinenza della stazione. Guardate che schifezza che c'è. Stai attento Paolo dove cammini perché trovi di tutto qui in mezzo, eh? E tutto questo, cari amici, perché? Perché come abbiamo segnalato già un paio d'anni fa, questa stazione è in pessime condizioni, non ha servizi igienici aperti 24 ore, non ha una sua vitalità delle strutture, dei negozi, è solamente un posto dove si fermano gli autobus, ma non c'è nessun servizio. Questo non può essere
che nella Milano del 2022 è una delle porte d'accesso per chi arriva col pullman a Milano. Adesso ci auguriamo che, come è successo per il QT8 dopo tanti anni, qui dovranno venire le Olimpiadi nel Palasharp, speriamo, incrociamo le dita di una mano anche dell'altra, che anche questa venga riqualificata, perché sennò sarebbe uno squallore a fianco a qualcosa di rinnovato, cioè praticamente come non aver fatto niente. Beh, questo, se questo è il green che si vuol portare a Milano, lasciamo perdere. Questa è una discarica, un WC. Roba oscena, guardate qui, mascherine, urina, feci, siringhe. Ma cosa ci fanno con tutte queste siringhe qui? Boh, di certo non è un angolo sicuro vicino alla stazione degli autobus. E non è neanche verde. Andiamo. E per oggi dal municipio 8, dalla stazione degli autobus di Lampugnano, conciata in quella maniera in cui è conciata tutta la sua area verde, vi salutiamo. Caldissima Milano maggio 2022, ma noi non ci fermiamo mai. Alla prossima settimana, Tullio Trapasso, City Report. Andiamo avanti. City Report!